Signori, è arrivato l'altro trailer dei Guardiani della Galassia Volume 3. E sinceramente sono usciti altri trailer questa sera per il Super Bowl, ma me ne frega quanto un cetriolo. E visto che attendo tantissimo, spasmodicamente invece questo film, ho deciso di fare le reaction a tutti i trailer che usciranno. Chiaramente non gli spot, non mi va a ridurre spot da 5 secondi, però quando ci sono i trailer ufficiali li voglio vedere qui con voi. Perché sono affezionato ai Guardiani, sono affezionato a Gunn e io direi che possiamo allora partire con la visione del trailer. Sono gasatissimo. Eccoci. Parti. I'm gonna tell you something. I'm Star Lord. I formed the Guardians. Ma che è? Met a girl, fell in love. Sono i Rainbow. That girl died. E since you've been then she gone. Came back a total dick. Oh, please. He left out some important information, but that is the gist of it. My sacred mission is to create the perfect society. He didn't want to make things perfect. Rocky. He just hated things the way they are. Addirittura, vedrà. Wow. Ma we were always searching for a family until we found each other. Minchia. Are you ready? Dracula. For one last ride? C'è Mantix che sta... No, Drax, mi sa che ci lascia tutti. Whoever it was that you were in love with, it sounds more like her. Her? Do not bring me into this. Knock it off! What? Just never noticed how black your eyes were. They were replaced by my father as a method of torture. He picked a pretty set. Ma quindi, ok, fatemi capire, vogliono mettere Star-Lord con Nebula? Allora, è interessante, ti butta tutto sempre sul malinconico, cioè, senso Bing on di The Rainbows, che comunque la canzone è bella tosta, invece loro te la usano anche in maniera molto malinconica, e questo è quello che ho notato, ma in generale tutta l'atmosfera del Guardiani di questo trailer è molto malinconica, quindi boh. A me pare che qui Drax sia tizzeratissimo, pure più di Rocket in realtà, quindi non so, magari finisce che Rocket ha il finale felice e Drax muore, c'era Mantis triste, quindi non lo so. Però sì, cazzo, sono fiducioso, i Guardiani sono affezionatissimo e non vedo l'ora di vedere altro e di vedere questo film il 3 maggio. Datemi questa data perché pare essere davvero una delle più grandi produzioni dell'MCU e non ci vuole in realtà molto, togliendo gli altri due guardiani, ma si scherza. E niente, noi la reaction mattiniera finisce qui, noi ci vediamo alla prossima.